Allora, cominciamo, sigla. Eccetera, eccetera. Mai pronunciate. Mai pronunciate. Poi voglio dire un'altra cosa, ovviamente, in ricordo di un signore che è morto oggi. Io non parlo mai di cose personali che mi sono accadute con quella persona, perché spesso quando muore una persona importante, uno tende a parlare più di se stesso con riferimento a quella persona piuttosto che della persona stessa. Questo succede spessissimo, no? Con persone che subito fanno dichiarazioni, eccetera, me lo ricordo quando, eccetera, eccetera. Io dico solo una cosa, che è la cosa che più mi ha colpito. Era un grandissimo sostenitore della libertà di espressione, un libertario vero. Dico solo questo, un libertario vero, autentico, un libertario vero. Punto e basta. Da Roma, Davide Apparenzo, buonasera. Io parto dal fondo per dire semplicemente che su quel palco del Maurizio Costanzo Show, si è raccontato un paese. Lui l'ha fatto con il suo garbo, non con quel maldestrità, con quella grevità che invece usa Giuseppe Cruciani. Lui in quel palco ha rappresentato l'Italia. È stato un grande maestro di televisione, ma un grande sociologo. Avrebbe meritato la laurea honoris causa in sociologia. E quindi ciao Maurizio. A proposito della malinconia di sordi, un giorno stavamo nella sua villa, passeggiavamo lungo il bordo della piscina, lui si fermò, mi guardò e mi disse: ma che cazzo me la sono fatta a fare? Questa è una puntata di stronzi, questa è la verità. Oh, là! Ecco perché siamo tutti qua. Non so se è vero, dopo anni... sembra che Messina Denaro venne al Parioli perché pensavano di farmi di vedere come si poteva fare il tentato e poi hanno deciso di farlo lì, poi fuori. Posso dire una cosa, per ricordare le persone, e certamente Costanzo è stato un personaggio grande, che ha segnato la storia d'Italia, e qualche volta non è necessario dire tante parole. Per questo sono un po' così, oggi mi hanno chiamato tante persone, le agenzie di stampa, eccetera, come è normale che sia, perché hanno chiamato tutti. No, ma è bello far risentire lui, ma io, quello no, è bello. Io lo sai la risposta che ho dato? Ragazzi, io non ho un cazzo da dire, non ho niente da dire, che c'è? Fate parlare la televisione, quello che ha fatto, le interviste ai transessuali, quando c'è un altro che Cruciani o altre persone ancora, cioè quando un transessuale in televisione non c'era mai stato, cioè stiamo io, parlando... Guarda, ricordo una cosa splendida, ecco, devi ricordare una cosa. Io ho detto che non bisogna ricordare un cazzo, mia, e lui dice che deve ricordare. Allora, ma non mia personale, non mi permetto, infatti, dai, voglio dare un abbraccio fortissimo ai figli. Sì, certo, Saverio e sì, che infatti lei, ecco, lei posso dire sì, che ecco, anch'io io Saverio no, ma insomma lo abbraccio veramente fortissimo. Però al di là di questo, ricordo un Maurizio Costanzo Show con Carmelo Bene, certo, e con l'architetto Bruno Zevi, amico mio, lo ricordo perfettamente. Fu un grande Costanzo Show in cui c'era l'architetto sul palco ed era un uno contro tutti fenomenale. E poi Sgarbi, beh, Sgarbi l'ha inventato lui praticamente. Sgarbi l'ha inventato Costanzo. Che dobbiamo fare? Allora, ragazzi, in alto. Però tra le righe, ma che tra altro. Le righe? Roberto da Teramo, non rompere i coglioni. Roberto da Teramo, vai, dimmi. Dimmi, ciao, ciao a tutti e buonasera. Allora, volevo ricordare innanzitutto la tessera P2 di Costanzo e il suo grandiolino. Ecco il primo coglione. Anche, ecco, no? Il coglione. Ecco la canzone. Senti, dovresti andarti a leggere, ma siccome sei un imbecille, ma sai quanti finirono in quella lista? Ma non sai neanche di quanti finirono a tradimento in quella lista. Ha fatto una cazzata, l'ha spiegato 40.000 volte. Vatti a rileggere le cose, vatti a rileggere la storia. Non sai un cazzo. Non sei un cazzo, ma che maledetto sarai tu. Quale, ma sarai tu imbecille. E i tuoi avi, povero coglione, imbecille. Federico da Bergamo. Dimmi, massone. A parte che essere massone in generale non sarebbe una cosa, a parte che non lo era, nulla, ma insomma, grave. Ma non c'è nulla, no, di grave. Dimmi, dai, forza. Ciao, massoneria ha fatto il risorgimento, la massoneria. Ma sì, ma in generale uno dice massone, vabbè, sti cazzi, oh, che è massone. Parezzo, che palle. Dimmi Federico, dimmi. Ciao Crux, no, sono incazzato nero perché non riesco a capire. Se non si capisce, non si sente. Basta. Non si sente. Se applaudite si sente. Vostra cugina. Non sento un cazzo. Chiaro o no? Mettiti l'apparecchio. Non mi ricordo per i cazzi miei, mettiti l'apparecchio.
Mettete l'apparecchio se non senti. Ecco fatto, basta. Abbiamo liberato un posto, non ti pare niente. Te pare niente, stupendo, abbiamo liberato un posto. Però è chiaro niente, che un genio. Nelle ultime stagioni del Costanzo Show c'è stato poi il fatto clamoroso, perché ovviamente Costanzo ha scoperto Sgarbi, nel senso che Sgarbi si è fatto le ossa, oggi ha detto una cosa, oggi ha detto è stato il nostro papà, diciamo, Vittorio, e però c'è stato questo scontro formidabile, formidabile con il professor Mobili. Dico, e tu sei stato testimone diretto. Ma è irrilevante questo, è irrilevante. Vai. Poi... Tu dici, in quanto persona umana, essere umano, che la guerra non è un modo buono per eccetera eccetera. Ma no, tutto qua. Ma non puoi essere obbligato a farlo per lavorare, calmati, e per cantare. Calmati, devi essere obbligato. Ma calmati tu, imbecille. Dai. È violento, pezzo sei peggio di merda. Sei come merda umana. Calmi. Coglione. Calmo, mi sono messo un posto sbagliato. Caccialo via. L'altra volta mi hanno bloccato, questa volta. Testa di cazzo. Sì, basta. Mi alzo e ti prendo a cazzo. Io ti sparo la testa di nuovo. Lascia perdere, cazzo. Fascista. C'è un caso questo. Squallido pubblicità, ti è, continui per gli acquisti. A me mi ha fatto impazzire che mancava solo questo. Stupendo. Pubblicità, ti è, pubblicità, via. Una cosa pazzesca. Un cinismo pazzesco. Vabbè, ragazzi, fantastico. Mattia da Roma. Qualche volta non bisognerebbe nemmeno, non c'è bisogno di commentare. Sento tante cose adesso, una marea di giudizi, di papielli scritti, di ricordi, eccetera. C'è da far sentire, da vedere, no? Sì, c'è da sentire, da vedere. Coralità. È bello anche che questi ricordi compongono un grande mosaico. C'è questa roba qui, dai. Mattia pensa da Roma. Che cosa potrebbe accadere quando morirai tu, ad esempio. Io ho già... Dico che accadrà tantissimo tempo in avanti, però voglio dire, pensa che cosa questa cosa dirà la gente. Pensa che cosa potrebbe dire la gente. Quando sei morto, a me che cazzo ospitò me ne frega. Ospitò nelle trasmissioni il peggio dell'animo umano. Questo potrebbe essere Mattia da Roma. Gianni Parenzo, io ho un messaggio per tutti i teleascoltatori, per tutti i radioascoltatori questa sera. Sì, dimmi, qual è il messaggio, un Mattia? Messaggio importante. Bentrovati, vedete, siamo all'11 di aprile, la primavera è fiorente, tranne che in questi studi di Salsalubra, dove forse per conservarci a lungo evidentemente c'è un interesse perché i conduttori vengono surgelati e prima di essere venduti a trance li facciamo raffreddare. Prima di tutto non dite parolacce. Se volete dire parolacce ve ne andate, chiaro? Avete cominciato tutto? No, io no. Però ben andate. Saluto tutti i partecipanti alla manifestazione e ricordo che io sono per l'eutanasia da quando avevo 20 anni o giù di lì, quindi pensate un po'. Ricordatelo quando andate a votare. Votate chi renderà l'eutanasia legale. Allora, forse l'abbiamo già detto, forse no, ma certamente c'è un Costanzo militante, diciamo così, cioè nella sua grandezza, perché ripeto ancora una volta, è stato un grande. C'era anche il fatto di fare delle battaglie civili, popolari, come direbbe una di queste è sicuramente la battaglia sull'eutanasia. L'ho vissuta in prima persona, ogni volta che gli citavo qualcuno sull'eutanasia si scaldava. Ma tu ti rendi conto che hai avuto l'onore di passare gli ultimi anni della vita ma non voglio nemmeno ricordare questo, te l'ho detto a Carizzo, ma tu ti rendi conto? Sì, ma non voglio conto? Guarda, io se c'è una cosa che odio l'ho già detto, è quello di trasformare la morte delle persone in un ricordo personale
di come sei stato vicino a una persona, cioè perché sembra che tu, diciamo, vuoi ricordare te stesso più della persona che è morta, una cosa insopportabile. Come quelli che pubblicano la foto della persona con la bella vicinanza, incredibile. E su questo non vorrei che alcuni nostri politici, su questo io non vorrei che alcuni nostri politici seguissero questo luminoso esempio. Sicuramente. Non vorrei. Era a favore del matrimonio gay. Del matrimonio gay. E gliel'avete detto a Donzelli? Vai. A Donzelli, gliel'avete detto a Donzelli? Che c'è? A Donzelli, io ritengo che si debba concedere la possibilità di sposarsi uomo e uomo, donna e donna, come in tantissimi paesi del mondo. E in Italia questo non accade. Ma questo era il 2015, poi l'anno dopo, se non sbaglio, l'anno prima era già stata approvata la legge sulle unioni civili. Ma comunque mi sono sposato, poi questa è eccezionale, mi sono sposato per quale motivo? Più volte, come sappiamo, vai. Vi posso garantire una cosa, che io mi sono sposato per avere la gioia di divorziare. Dopodiché... La gioia di divorziare. Una volta, lasciamo perdere. Allora, no, cosa stavi per dire? No, lasciamo perdere, perché c'è sempre la cosa del ricordo personale. No, una volta del ricordo personale. Io invece non voglio ricordare, perché se uno ricorda un episodio con una persona appena morta, una persona famosa appena morta, però, capito, sembra sempre che vuoi mettere in rilievo te stesso più che fare un ricordo però, così. Che tu che andavi al Costanzo Show, l'hanno visto tutti, che lui si è, che la cosa della lavagna che facevi, che alla fine l'avete formatizzata, sì, che era un'idea sua. Assolutamente, idea sua. Se io ti dicessi che lo sentivo tutti i giorni, tu giustamente mi diresti no, ma cosa stai dicendo? L'hai mai sentito tutti i giorni? Esatto, no? Se io ti dicessi così, capito? Ludmilla da Treviso. Infatti, dico. Ludmilla, torniamo alla zanzara. Ludmilla, sì. Ludmilla, mi senti? Ci sei tu però. E io cinghiale. A cinghiale no sei. Tu potresti essere un porco per Scambio di vedute tra Sgarbi, che è nato, come sappiamo, al Costanzo Show, e lo stesso Costanzo che lo manda a quel paese. Ora, alcuni temi di sesso che noi facciamo adesso sono stati già sviscerati da Costanzo, erano già stati sviscerati, e questa è stata una cosa geniale di Costanzo, no? Cioè, tutti i temi che sentite alla zanzara, più o meno, erano stati già affrontati alla maniera di Costanzo, diciamo, anni fa, se non di più. Adesso vi faccio sentire una cosa in cui ci sono tre voci: un gigolò, o presunto tale, o forse un attore. Era il 92, la Sora Lella e Costanzo. Senti. Io ho iniziato anche a fare soddisfatto e rimborsate, quindi. Questa è un bella cosa. Vedi, quando è come due fustini al posto di uno, cioè lei è arrivato soddisfatte o rimborsate. Non siete soddisfatte? Che e macello! Se... No, perché? Ma perché? Ma come? Ma non capisco più niente io! Sì, ma se qualcuna ci giobba e finge di non essere soddisfatto, si capisce? Ma lei ha dovuto rimborsare molto? Finora no. È geniale, dai. È geniale. Lui dice al gigolò: ma lei ha dovuto rimborsare molto? Lei ha dovuto rimborsare molto? Si dica, cioè, sono molte quelle insoddisfatte che si sono fatte rimborsare? Ragazzi. Tiziano da Firenze. Vai. Sì, salve. Un uomo torna a casa, trova la sua donna a letto con un altro uomo. Secondo me la reazione istintiva vera è di arrapamento, poi di arrabbiamento. Allora, 1985, per il discorso di prima di Costanzo, che ha anticipato tante cose, era Tinto Brass che nell'85
ricordava, invitato da Costanzo, parlava di una, del caso di una donna che, ma certo, vabbè, che ha letto con un uomo e il marito, diciamo, che in realtà si arrapa. Va. Ma questo è però il dottor Brass, però questo è il dottor Brass. Cioè, ho capito, il dottor Brass. Un amico Brass. Carissimo, questo lo posso dire davvero, un amico carissimo. Ti posso anche ricordare un episodio al volo. Quando stavo a Tiro Lombardia. Non me lo ricordare, aspetta, non c'è tempo. No, non lo voglio. Uno scontro tra Brass e Ruggero. Va bene, non lo vuoi sapere. Interessante, vabbè, ma dopo. Se ben capisco, lei che dice? Avrebbe un eccitamento istintuale e invece si arrabbierebbe culturalmente. Naturalmente, siccome quella è la mia donna, devo arrabbiarmi, allora subentra così. Questo tutta dovrebbe capitare anche alle donne, quindi. Penso anche alle donne, certo. Noi dovremmo avere un arrappamento alla vista. Io non credo che avrei un arrappamento, adesso non lo so. Ma di grande arrappamento. Forse è diverso il problema visto dal femminile al maschile. Ma se io ci penso qua per qua. Arrappamento no, avete un'altra forma di eccitamento. Sì, no, questo ho capito, non scendiamo nei particolari, però voglio dire, questo sembra Parenzo, non scendiamo nei particolari. Allora, l'arrabbiatura culturale a trovare una donna a letto con un altro uomo, l'arrabbiatura culturale invece è l'arrapamento istintuale. Vai. Mi corre l'obbligo di ricordare che è sempre meglio telefonare prima, uomo o donna che sia, avvisare se uno arriva in anticipo. Ci si evitano discussioni come quelle che sta facendo Brass in questo momento e comunque scuole di pensiero contrapposte in quello che deve essere poi il sentimento che si... Ma comunque, io voglio dire adesso la prima occasione che insomma qualcuno vede e dice scusi lei, si è arrabbiato oppure gli è successa un'altra cosa? Ma... Signor Costanzo. Stupendo, geniale. Meraviglioso. Allora, ragazzi. No, ti dicevo, ricordo solo questo sconto quando invitai 20 anni fa a Tele Lombardia Brass con Maurizio Ruggero. Sì. E in quella puntata in cui se ne diedero di santa ragione, a un certo punto Ruggero gli disse: lei è un pervertito, uno schifoso, è un maiale. E Brass lo guardò e gli disse. Sì. Lei mi lusinga. E ripeté come un mantra: lei mi lusinga, lei è un maiale, sì, lei mi lusinga. Grande. Trasmissione che fu poi chiusa, ecco, questo lo volevo anche dire. Lui si era presentato con due delle sue attrici che teneva sulle sue ginocchia, e che abbracciava con i suoi... e durante la trasmissione tocchicchiava qua e là il maestro. Aspetta, per ritirare fuori. Trasmissione chiusa. Dopo che ovviamente c'è. Allora, Nei giorni scorsi, dopo aver ospitato qui alcuni tappetini umani, come sai, ho ricevuto questi messaggi da una signora.